La scienza dello spirito non è una teoria. Essa non coinvolge solo la sfera intellettuale, che usata nel campo artistico produrrebbe soltanto un vuoto, arido simbolismo allegorico. La scienza dello spirito porta a una reale percezione e a una concreta comprensione del contenuto del mondo spirituale. Questo contenuto può poi essere nuovamente introdotto nella materia, come avviene nella natura stessa. È stato indagato a fondo ciò che Goethe esige per l'arte. Per lui, l'arte è una manifestazione di segrete leggi di natura, le quali senza di esse non verrebbero mai a manifestarsi. Similmente, noi cerchiamo di trar fuori dall'organizzazione umana tutte le forze plasmatrici che in essa operano soprasensibilmente per creare un'arte del movimento, l'euritmia. L'euritmia non è un'arte di danza, né una pantomima. È qualcosa che, tratto dal soprasensibile, viene trasferito nella natura umana sensibile, qualcosa che mostra davvero come l'uomo sia interiormente connesso col cosmo intero e con le sue leggi, e come egli possa portare ad espressione, mediante un linguaggio visibile, aspetti segreti dell'anima e dello spirito, proprio come può farlo con linguaggio udibile o con il canto. Da La realtà dei mondi superiori di Rudolf Steiner.